Si chiama Urban Gallery, la trovate a Pescara in piazza Spirito Santo. Qui i titolari, come si dice in gergo commerciale, Roberto e Manuela hanno ripreso una vecchia sfida, quella di unire l'arte al design e non soltanto. Riprendere un dibattito culturale in questa città che è grande potenzialità, ma sonnecchia da un punto di vista di iniziative. Noi veniamo da 40 anni di esperienza, noi abbiamo fatto proprio la storia del design a Pescara e poi ci siamo fermati un pochino e adesso stiamo riprendendo questa nuova esperienza che a noi piace tantissimo, siamo innamorati del nostro lavoro e stiamo ripartendo con questa nuova situazione che faremo sicuramente tanti eventi e questo è quello che ci piace fare. Faremo un po' per Pescara quello che fanno negli altri paesi dove si guarda molto alla cultura e al design. Con noi abbiamo questa presunzione, pur con umiltà, di andare avanti con una serie di cose che possa riportare Pescara al posto giusto, non solo in Abruzzo, ma nel resto dell'Italia. Avete già un calendario? Nel 2023, no, addirittura anche quest'anno finiremo con altri due eventi e poi nel 2023 ne avremo diversi. E c'è un grande futuro alle spalle di Roberto Manzo, a partire da quel fuoriuso del 95 all'Aurum, cui fu coinvolto dal cugino Cesare. Così. Il suo primo approccio con l'arte che le raccontava Cesare, qual è stato? Cioè, che le ha detto? Allora, ha detto: QG, vuoi venire all'Aurum perché ho intenzione di fare una bellissima manifestazione. Io un po' scettico sono andato e tramite il sindaco siamo andati all'Aurum e mi sono visto che una struttura meravigliosa, ma era abbandonata da tantissimi anni, e quindi ci siamo messi con mia un po' disapprovazione perché non capivo dove volesse arrivare. Quindi poi abbiamo fatto un evento che doveva durare 15 giorni, invece nel 95 è durato 3 mesi con tutti gli artisti internazionali e veramente un successo.